Sono entrato in viaggio l'8 ottobre del 1962, in ufficio tecnico, nel reparto strutture, come addetto all'ufficio calcoli, con il mio capo che mi aveva assunto, l'ingegnere Alessandro Mazzoni, e lì ci sono rimasto per un po' di anni. Sono rimasto prima fino al 31 luglio del 1973, dove mi sono licenziato e sono stato assunto dall'Air Italia per andare a lavorare in Boeing a Seattle per il programma 7X7, che poi è fallito, nel senso che in seguito alla guerra del Kippur il programma è stato congelato, quindi sono ritornato in Italia nel marzo del 1974. Ero stato assunto da Air Italia, quindi sono stato mandato a Torino, nell'ufficio calcoli, anche lassù, dove c'era persone che avevo conosciuto. E quando la Germazione poi ha saputo che ero tornato in Italia, mi ha fatto ricontattare, siccome aveva lasciato, sembra un buon ricordo, mi ha riassunto. Mi sono riassunto nel 74 e sono rimasto fino al 2002, quando nel 31 dicembre sono andato in pensione. Ho studiato l'Istituto Industriale Tecnico Feltrinelli, mi sono diplomato come perito aeronautico, perito industriale e costruttore aeronautico. Quindi volevo lavorare in aeronautica, potevo scegliere di andare a lavorare in macchi, però mi sono trovato molto bene a finale, che ero venuto in vacanza subito dopo il diploma, e quindi sono rimasto, mi sono sposato con una piaggina e sono rimasto fino alla fine. Non sempre a finale, però, perché mi aveva detto prima Mauro Bernini, quando nel 93-94 sono entrati gente di Alenia, la Piaggio era in crisi, eravamo commissariati, siamo andati in crisi finanziariamente, pazzescamente, è stato speso, lo so perché c'ero, mi ha speso tantissimo per il P180, la Piaggio stava per fallire, è stata poi commissariata, siamo andati invece a Prodi, si è salvati, si era stato creato un lancio della produzione, mi ha chiesto di andare a Sestri, a Genova, per seguire dal punto di vista dell'ufficio tecnico la industrializzazione del P180 e la costruzione del P180. In questo periodo ero là. Sono stato 2 anni a Genova, andando avanti e indietro, sempre in direzione tecnica. Poi ci sono state delle persone che sono andate via dall'ufficio tecnico, struttura, a finale, mi hanno richiamato, il mio direttore, ingegnere Parodi, mi ha richiamato a finale e sono rimasto a finale fino a quando sono andato in pensione. Beh, cominciato nel 1979 un'idea dei nostri direttori, l'ingegnere Mazzoni, che era direttore tecnico strutturale, di origine strutturale, l'ingegnere Morelli era aerodinamico, e hanno studiato, immaginato questo aeroplano dalle forme inconsuete, dall'ala anteriore, cioè con 3 superfici portanti, l'ala anteriore, detto ovviamente baffo, l'ala e i piedi di coda, con tutte e 3 superfici portanti. E per fare questo siamo andati in un ufficio particolarmente isolato, giù in hangar, no? Dove un gruppo di noi, quindi con Germano Verdi, Mancini Mazzoni, Ingegneri Parodi, che ha studiato, liberi dalle altre attività dell'azienda, no? Come ufficio tecnico, soltanto per pensare ad andare avanti con il P180. E sono stati un paio d'anni lì, fino a che penso di aver cominciato. La Piaggio per essere anche unita con una ditta americana, la Gates di Argetta, che da soli sappiamo che non avrebbe potuto fare da soli, perché per esperienza antecedente, che se volete poi ve lo dico, del PD 808, era velivolo che si stava
progettando quando sono entrato nel 62. E quindi ci siamo uniti, la Piero si è unita con una ditta americana che è la Gates di Arget. Poi qua ci siamo divisi, noi l'Italia si andava avanti con l'ala, la parte posteriore della fusoliera, gli americani sui nostri disegni, sui nostri primi calcoli fatti con un programma di calcolo particolare che si chiama Nastran. Gli abbiamo dato questo pacchetto di lavoro e loro l'hanno portato avanti. Io lo seguivo insieme con gli altri avanti e indietro, ogni tanto da finale a Wichita, e fino a quando poi loro, per motivi loro economici, ci hanno lasciati soli, è stato molto grave perché abbiamo dovuto finire da soli e fare la certificazione da soli con la Sikorsky che faceva le parti in composito, cioè il 180 aveva anche delle innovazioni tecnologiche, l'ala anteriore e la deriva era in composito e le gondole, il motore erano in composito. E quindi c'era questa altra ditta, Sikorsky, che è localizzata nel Connecticut, che ci ha aiutato a fare tutto questo. È stato un periodo veramente fantastico. Il PD-808 era un aeroplano, è stato sfortunato. Una bellissima idea era della Douglas, la Piaggio si era unita con la Douglas per costruire insieme. Eravamo qua a finale dagli tecnici ingegneri americani per aiutarci alla progettazione e alla costruzione. Ha avuto, come ha detto anche Mauro Bernini prima, il guaio che il terzo prototipo è stato da colpire una montagna in Spagna e quindi è diventata lunga la certificazione. E poi il mercato, ma anche poi il mercato è andato un po' in crisi, non siamo riusciti a piazzarne. Quello era il primo cliente civile che è morto sul nostro aeroplano, quindi ci ha salvato la Santa Mamma Aeronautica, alla quale anche dopo scioperi, perché ovviamente crisi della ditta, cassa integrazione, eccetera, scioperi, Mamma Aeronautica ce ne ha ordinati 24 e praticamente ha salvato l'azienda. Nel 1965, che siamo uniti con, allora era ancora Fiat Aviazione, per fare il C-222. La Piaggio faceva il tronco centrale dell'ala. Io ero un giovane, comunque ho partecipato anche a questa progettazione insieme con gli altri, quindi mi hanno fatto la progettazione del tronco centrale dell'ala a finale. E questo ha occupato l'ufficio tecnico. Quindi non ci siamo sempre abbastanza salvati come ufficio tecnici. Solamente nel 1994 c'è stata cassa integrazione anche in ufficio tecnico, se no non si capava. E lì ci siamo cavati perché con il 122. In un altro periodo di crisi siamo riusciti a entrare nella progettazione del Tornado. Io personalmente mi sono occupato noi facevamo l'isletta e il modo di entrata dell'ala della Tornado, che poi è stata anche una buona cosa per la produzione, perché ne hanno fatte mille. A Sestri hanno fatto un'area che era tutta recintata, perché è militare, quindi bisognava tutta la segretezza, quindi era un'area chiusa, recintata, dove si costruiva l'isletta e vado dentro della Tornado. Ci siamo abbastanza salvati. Ho incontrato sul lungomare di finale nell'agosto del 62 dei miei colleghi di scuola del Feltrinelli, che erano più vecchi di me, che purtroppo adesso sono morti tutti e due, Mauro Mantelli e Silvio Perghetti. E ho detto: senti un po', ma non si può visitare l'azienda, perché non ho mai visto un'azienda aeronautica, perché noi a scuola siamo partiti a vedere la centrale termoelettrica di Tavazzano e un'altra, ma una ditta aeronautica noi per i aeronautici non ci hanno fatto vedere, che si fa a scuola, no? Si fanno specialmente in quinta. E si dice: guarda, che delle generazioni, che era un collega
del nostro professore di aerotecnica al Petrinelli. Chiedi di lui e chiedi se può visitare l'azienda. Sono andato, era in agosto, c'era però lui, mi ha detto: guardi, adesso è agosto, è abbastanza vuoto, le officine non fanno girare, non puoi vedere niente, ma lei ha già un lavoro. No, sono stato contattato dalla MAC, sono appena stato diplomato, perché se lei vuole venire a lavorare qui, a me farebbe molto piacere, quindi potrebbe vedere l'azienda sempre come quando vuole. Ma detto, beh, ci penso un attimo, sono andato a Milano, ho parlato con i miei, come se faccio un'esperienza nuova. Me ne esco anche di casa perché essendo figlio unico ero un pochino oppresso, no? E beh, finale poi era fantastico, in quei periodi c'erano tante tedesche, io ero giovane, avevo 19-20 anni, sì, ecco, ci vado, come no? E così sono venuto, mi hanno assunto e non mi sono più mosso. Mia moglie lavorava, avevano messo il centro elettronico perché avevamo comprato, per i nostri calcoli di ufficio tecnico, abbiamo comprato il primo gigantesco calcolatore, l'Elea 9001, che adesso quello che fa un pad, no, era un computer che stava dentro in una stanza più grande di questa. E mia moglie perforava prima la bandina perforata e poi le schede. E io avevo contatto con lei perché con i nostri programmini, l'Apiget, così, programmi di calcolo, andavo giù e mia moglie batteva le schede, ora il naso perforato, che mi serviva poi per fare certi calcoli. No? Boh, mi è piaciuta e sono rimasto. La Piaggio adesso è là, è una grossa perdita. Boh, speriamo che la vista del mare così non sia in futuro occupato da un muraglione di case tipo Borghetto Santo Spirito, che proprio sarebbe estremamente negativo. Spero che qualche cosa lo mantengano, come dicono che dovrebbero mantenere l'Angara perché è una zona storica, eccetera. Beh, insomma, ci facciano delle cose piane. Poi tante cose, appunto, ci doveva essere anche qualche polo, il polo studentesco, insomma. E anche poi magari anche un po' di verde, oltre che un parcheggio. Meno. Purtroppo c'è anche crisi economica e l'edilizia non ha più quella la ricerca che c'era qualche anno fa. Quindi l'investimento in edilizia in questo momento non è. Per finale, c'è, oltre che la zona Piaggio, ha anche il problema delle ghigliazze, quindi chi lo sa che fine faranno. Sono andato via perché mi ha fatto questa offerta, l'ho preso anche un po' di fermo. Avendo lavorato appunto con G222 e poi con Tornado, con la Alenia. Alenia, quando ho saputo che cominciavo a essere un po' nervoso, non c'era più tante belle prospettive, non c'era più qualcosa da fare, no? Il G222 aveva finito, quindi cercavo. Sono abbastanza ambizioso, cercavo uno spazio esterno, ho cercato un po', mi hanno offerto, ho sentito che volevo andare a Piaggio, mi hanno offerto di andare. C'era questo programma nuovo, nel quale Alitalia credeva molto. Lavorare in Piaggio è molto diverso, là era parcializzato, come un po' come anche in Alenia, dove in ufficio tecnico magari i calcoli sono 20 persone, quindi ognuno deve fare il suo. Qua eravamo in 3 o 4. E quindi, cioè, io avevo la possibilità di essere un po' più libero e di spaziare un po' più sulle cose un po' più ampie, ecco. Per quello che poi mi hanno convinto a tornare, sono tornato volentieri. La ditta non aveva più soldi, eravamo indebitati con la Carige per 140 miliardi, del genere, sappiamo. Io ho passato le ferie dell'agosto del 94, le ho passate a Sestri perché presidiavamo l'azienda, quindi non ho fatto ferie, le mie ferie le ho fatte a Sestri presidiando l'azienda, chiedevamo soltanto che di andare avanti. Lavoravo solamente io. Avevo 3 figli nel 94,
Sono state 3 mesi senza stipendio. La nostra azienda è un'azienda che non inquina, cioè dà lavoro, ha valore anche nazionale perché, essendo una delle poche aziende aeronautiche, abbiamo il nostro prodotto valido, non inquiniamo, dobbiamo andare avanti. È un valore aggiunto anche per l'Italia, per la nostra azione, no, oltre che per noi ovviamente, no, che si deve lavorare per vivere anche perché devi fare qualcosa, no? In cui credi, ma aveva un valore per l'Italia anche. Boh, insomma, per fortuna, insomma, ce l'abbiamo fatta. Giocavamo a fare anche gli scontri ufficio tecnico con officina e con l'ingegneria industriale, no, dunque questi sono tre. Insomma, un mio compagno di squadra mi ha anche mezzo rotto il piede. Quando Gianni Nardi mi è saltato addosso, sì, no, c'era un bel ambiente. Un'azienda allora dove si lavorava bene, l'ufficio tecnico con l'officina, con l'ingegneria industriale, l'ufficio calcoli con addestinatori, perché noi eravamo un centinaio di persone, tanti disegnatori e poi analisti. Ero abbastanza snello, allora non avevo questa pancia, ero molto sgusciante ed ero abbastanza veloce. Però non ero un granché. Il Cinerforum, poi avevamo messo noi come dipendenti, abbiamo creato uno spazio aziendale che semplicemente in quegli anni era molto utile perché i prezzi erano molto più bassi. Ed era gestita da noi stessi. Poi piano piano è andato poi morendo. Ero con altri, quelle due persone, quei due periti, Berghenti e Mantelli, che erano nell'ufficio con me. Loro era un anno più avanti, quindi mi hanno un po' aiutato anche loro. Ma mi ha aiutato moltissimo anche il mio direttore, allora era il capo della struttura, il quale mi ha spinto a arrangiarmi un po'. Dico solamente questo esempio qui, poi dopo vado. Mi ha dato, appena entrato, si lavorava sul BD 808, dovevo fare il calcolo di un travone che era sul pavimento ed era un po' complesso. Mi ha detto, ingegnere, ma guarda, io qui a scuola ho fatto le travi, ma non hai fatto le travi per strati che su 3 appoggi, come faccio? Dice, tu sai, lei sta a Milano, no? Sì, e va a casa. Sì, venerdì sera vado a casa. Ma sabato mattina va alla biblioteca del Politecnico, vendono anche lì, compra Lausetti, che è un libro di meccanica, di calcoli statici, no? Se lo prende, se lo studia e poi se lo fa. Gli do tutto il tempo che vuole e mi ha aiutato ad arrangiarmi. Oltre a sapere che poteva appoggiarmi, però mi ha spinto a non aspettare di dire fai questo, quest'altro. Ti indico quel che devi fare, cerca di arrangiarti. Poi dopo, finito, se hai dei dubbi me lo chiedi. Per me è stata una scuola grandissima.